Buongiorno, sono Valentina Iacometti, docente di diritto privato comparato nel corso di laurea in giurisprudenza dell'Università dell'Insubria. E oggi, con la mia collega Giulia Tiberi, docente di diritto costituzionale, vogliamo presentarvi le caratteristiche del nostro corso di laurea che lo rendono differente da molti altri corsi. Perché studiare giurisprudenza all'Insubria? Perché vuol dire avere l'opportunità di scegliere un percorso di studi che si adatti alle richieste del mondo del lavoro e alle vostre aspirazioni. Infatti vuol dire avere l'opportunità, come vedremo, di seguire percorsi formativi differenziati. Abbiamo un percorso forense, un percorso economico, un percorso internazionale, che offrono anche la possibilità di conseguire un doppio titolo con la Francia e una doppia laurea anche in economia. Vuol dire anche avere l'opportunità di studiare e approfondire il diritto svizzero, scegliendo il percorso specifico in questo senso. Utile anche per esercitare la professione in Italia, nella zona di confine o in Svizzera. Dà anche la possibilità di scegliere uno dei focus che offrono una preparazione specifica in temi di grande attualità: diritto delle nuove tecnologie, moda e diritto, cooperazione internazionale e sviluppo, ambiente, territorio e sostenibilità. Infine, vuol dire avere l'opportunità di potenziare la formazione in contesti internazionali, con scambi Erasmus con numerose università europee, conferenze di visiting professor stranieri, summer school e winter schools in lingua, viaggi di studio. Prima di esaminare nel dettaglio le caratteristiche del corso di laurea in giurisprudenza, voglio presentarvi brevemente il dipartimento in cui si inserisce il corso di laurea, ovvero il Dipartimento di Diritto, Economia e Culture. Il dipartimento ha due sedi, Varese e Como, e su entrambe le sedi viene erogato il corso di laurea in giurisprudenza. Vi sono poi sette centri di ricerca, una biblioteca e anche due laboratori linguistici. Le qualità del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture e del corso di laurea in giurisprudenza sono state riconosciute anche dalla grande guida universitaria Censis Repubblica. In particolare, nell'edizione 2019-2020, il Dipartimento si è posizionato al settimo posto nella classifica delle 48 facoltà giuridiche pubbliche italiane. Questo posizionamento dipende in particolare dalla rapidità con cui gli studenti completano il percorso formativo, dagli ottimi esiti occupazionali e anche dai rapporti internazionali. Qual è il fascino dello studiare il diritto? E perché è importante il ruolo del giurista? Se ci pensate, diritto e società sono strettamente collegati. Noi siamo immersi in un discreto numero di insieme di norme, cioè di ordinamenti. Lo siamo come cittadini europei, cittadini italiani, residenti in una certa regione, in un certo comune, fedeli di una qualche religione, soci di un certo circolo, appartenenti a una società sportiva o a un club di tifosi, iscritti ad un partito, a un sindacato, componenti di una famiglia e, sebbene forse inconsapevoli, membri di un gruppo di amici e di conoscenti, anch'essi, come tutte le realtà appena citate, organizzate secondo un codice di regole di comportamento più o meno esplicite. Ecco, il diritto è lo strumento con cui la vita sociale si organizza a livello più embrionale come a quello più elevato. E, come già dicevano i latini, ubi societas, ubi ius. E dunque la cultura e la formazione giuridica sono importanti proprio perché il diritto è un aspetto della società, della vita politica, della vita economica e giocano naturalmente dunque un ruolo fondamentale per delineare le politiche pubbliche, per definire e costruire l'ordinamento giuridico, dunque contribuendo allo sviluppo delle società moderne, società che si aprono sempre di più al diritto straniero e globale.
Studiare giurisprudenza all'Insubria significa soprattutto aprirsi alle nuove sfide, ai nuovi settori che ormai interessano il diritto. Negli ultimi anni il nostro corso di studi ha valorizzato sempre più una maggiore specializzazione, ma al contempo ha inteso garantire un percorso che permetta un approccio sempre più interdisciplinare tra le varie materie, tra le varie discipline. E soprattutto questo ha comportato l'aprirsi del nostro corso di studi a tutta una serie di settori che sono ormai assolutamente decisivi per lo sviluppo della professionalità di un giurista. Pensiamo soltanto al diritto dell'ambiente, al diritto dell'energia, al diritto dei cambiamenti climatici, ora che il tema dell'ambiente è diventato cruciale. Ma pensiamo ancora al diritto che riguarda il tema della concorrenza o il diritto dei mercati finanziari, in cui dunque il diritto strettamente si interseca con gli aspetti economici. E poi ancora, sulla scorta delle ondate migratorie sempre più rilevanti, un diritto diventato sempre più importante da conoscere è il diritto dell'immigrazione. Ma pensiamo ancora ad altri percorsi, nel caso del territorio varesino e comasco si impone certamente lo studio anche del diritto della moda, fashion law, come vedremo non è soltanto un insegnamento del corso di studi in giurisprudenza, ma è anche occasione di un ulteriore specifico percorso di specializzazione. E poi ancora, importantissime le nuove tecnologie per le quali ormai esiste un copioso diritto, il diritto delle nuove tecnologie che comprende tra l'altro la protezione dei dati personali, di cui oggi ne comprendiamo a fondo l'importanza. E poi ancora il diritto dell'emergenza, perché anche l'emergenza richiede di essere disciplinata e quindi questo è un ulteriore settore nel quale il nostro corso di studi ha inteso predisporre degli insegnamenti. Quali sfide si aprono al giurista del XXI secolo? E naturalmente queste sfide si aprono per l'università, per il corso di studi in giurisprudenza. Ecco, la prima e forse la più importante riguarda la necessità di fare i conti con la dimensione sovranazionale del diritto. Chi studia giurisprudenza impara ormai fin dal primo anno che il diritto non si esaurisce entro i confini di una sovranità nazionale. Non solo una cresciuta interazione tra società e mercati lontani porta il giurista a confrontarsi sempre più con i diritti stranieri. Il diritto è sottoposto a ben più profonde sollecitazioni. La dimensione europea penetra ormai nei più diversi ambiti del diritto. Quotidianamente il giurista nazionale è chiamato ad essere anche giurista europeo. Le grandi sfide globali, dal terrorismo alla guerra dei dati, mettono in risalto il ruolo delle istituzioni internazionali e sovranazionali e la necessità di risposte condivise in ambito sovranazionale. Il giurista del XXI secolo deve pertanto misurarsi con questa nuova dimensione, una dimensione che va oltre lo Stato nazionale, ed è rappresentato dalla dimensione europea, laddove esiste un'organizzazione sovranazionale istituita con un trattato già a partire dagli anni 50. L'Unione Europea è ora un'organizzazione composta da ben 27 Stati membri del continente europeo, un ordinamento nel quale si parlano ben 24 lingue ufficiali. Un'organizzazione sovranazionale alla quale gli Stati membri hanno delegato parte della loro sovranità, limitando dunque la loro sovranità interna. E questa organizzazione sovranazionale
attraverso delle istituzioni comuni, è competente ad intervenire in determinate materie, in ambito economico in particolare, attraverso l'approvazione di atti normativi comuni che si applicano anche direttamente a tutti i cittadini europei. Dunque non soltanto regole che riguardano gli stati, ma direttamente che riguardano i cittadini. Ed è dunque con questa dimensione ben più vasta che il giurista nel XXI secolo si deve misurare. Un'importante sfida è quella della globalizzazione. In questo XXI secolo si assiste infatti al culmine di questo fenomeno, con l'aumento progressivo e capillare degli scambi e degli investimenti internazionali. Il mondo globalizzato è il mondo di oggi, in cui le economie nazionali sono sempre più interdipendenti, il commercio non ha quasi più barriere, e le stesse comunicazioni sono ormai di una semplicità disarmante da un lato all'altro della terra. Il fenomeno della globalizzazione è senza dubbio molto interessante, deve essere affrontato sotto ottiche e punti di vista differenti, tra cui appunto anche il diritto. Se dapprima infatti si trattava di un concetto che investiva la sfera puramente economica, oggi la globalizzazione investe ogni ambito della nostra vita, da quello sociale a quello culturale, dalla politica al diritto, allo sviluppo tecnologico. Per il giurista la globalizzazione è un fenomeno molto rilevante, perché con essa si disvelano nuovi centri di potere oltre allo Stato, quali imprese multinazionali o transnazionali, organizzazioni non governative e governative che producono autonome regolazioni normative e amministrative, dando vita a veri e propri regimi regolatori globali che si muovono all'interno di uno spazio giuridico globale. Si assiste cioè alla creazione di un nuovo sistema di relazioni orizzontali internazionali in cui lo Stato è solo uno dei molteplici attori che agiscono a livello globale e in cui assumono una netta prevalenza i cosiddetti networks of global governance, cioè sistemi transnazionali di interazione e regolazione composti da stati, organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative, amministrazioni nazionali, istituzioni giudiziarie internazionali. E tutto questo richiede ovviamente per il giurista di aprirsi al mondo globale, cercando di comprendere istituti giuridici anche molto diversi da quelli nostri e nazionali. Questo lo impone naturalmente anzitutto la globalizzazione dei mercati e soprattutto questo comporta che sempre più l'inglese sia la lingua del diritto, la nuova lingua franca nel mondo giuridico economico, la lingua ad esempio nella quale vengono negoziati e redatti i contratti. E ancora, alla globalizzazione sono strettamente collegati ulteriori problemi che discendono dai nuovi flussi migratori. E questo fenomeno reca con sé l'esigenza di comprendere sistemi giuridici diversi e ancora di più si impone la comprensione da parte del giurista e degli stessi giudici di valori e culture diverse. Che cosa ci aspettiamo dunque dal giurista del XXI secolo, del giurista del domani, ma potremmo dire del giurista di oggi? E dunque che cosa anche l'università deve organizzare per poterlo formare? Bene, la nostra risposta rimane carica del fascino di uno dei mestieri più antichi del mondo. Al giurista di domani, come a quello di ieri, si chiede di saper accompagnare processi decisionali complessi nell'ambito di istituzioni pubbliche e private, di saper collocare tali decisioni nel contesto spesso intricato di norme e procedure, di anticipare i rischi e le implicazioni connessi alle loro violazioni,
E ancora al giurista si chiede di saper prevenire e comunque affrontare un contenzioso, di saper prefigurare con spirito critico scenari in cui un diritto migliore possa consentire il realizzarsi di una società migliore. E per tutto questo occorre che il giurista si specializzi in un determinato settore dopo aver alimentato una solida formazione generalista. Deve sapere l'inglese, almeno l'inglese, molto bene, perché come abbiamo visto, questa è ormai diventata la lingua franca del diritto. Ma ancora, il giurista deve saper conoscere la diversità linguistica e culturale del mondo globale. Ecco, all'università dunque l'onere e l'onore di guidare lo studente nella conoscenza del ruolo del diritto nella società, sempre più interconnessa, sempre più globalizzata, nella consapevolezza che il diritto è prima di tutto espressione di un'identità collettiva, che in quei valori si riconosce fino a farne ordine sociale. Si è adeguata l'università degli studi alle sfide che abbiamo ora richiamato. Una prima peculiare caratteristica del corso di studi in giurisprudenza dell'Università dell'Insubria si fonda sulla valorizzazione delle sinergie tra diversi corsi di laurea che in questa università vengono impartiti e dove troviamo giuristi che lavorano e insegnano a fianco a economisti e a linguisti. Nell'Università degli Studi dell'Insubria, accanto al corso di laurea in giurisprudenza, troviamo infatti un corso di laurea in mediazione interlinguistica e interculturale, una laurea magistrale in lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale e un corso di laurea in scienze del turismo, oltre a numerosi corsi di laurea triennale e magistrale in economia. Vi è dunque all'Università degli Studi dell'Insubria la possibilità di sfruttare le sinergie tra i diversi corsi di laurea per poter formare il giurista di domani. Un'ulteriore caratteristica che connota il corso di studi in giurisprudenza dell'Università degli Studi dell'Insubria è la sollecitazione forte che questo corso di studi ha verso una formazione giuridica aperta alla lettura interdisciplinare dei cambiamenti della società contemporanea, in pieno dialogo con le altre scienze. Ed ecco allora l'offerta di nuovi insegnamenti nel corso di laurea in giurisprudenza, dal diritto delle nuove tecnologie, al diritto dell'ambiente, al diritto comparato delle religioni o ancora la nuova frontiera della giustizia in materia penale con la giustizia riparativa e appunto la mediazione penale o ancora pensiamo al diritto dei contratti della moda e l'attenzione forte ai temi della traduttologia con un corso di fondamenti di traduzione giuridica. Più in generale, il corso di studi rivolge una estrema attenzione agli aspetti culturali, storici e linguistici delle varie materie in ogni disciplina. Che il corso di studi in giurisprudenza dell'Insubria è particolarmente attento alla formazione giuridica aperta alla lettura interdisciplinare dei cambiamenti della società contemporanea, ecco che sono resi disponibili anche insegnamenti di altri corsi di laurea che dunque possono essere scelti come opzionali dagli studenti che frequentano il corso di giurisprudenza e che permettono dunque di ulteriormente rafforzare quel dialogo con altre scienze che sempre di più sono richieste come bagaglio formativo del giurista. Pensiamo ad esempio al diritto dei migranti, pensiamo alla formazione che deve riguardare un giurista italiano per quanto riguarda lo spazio mediterraneo dove troviamo religioni, economie, culture che è importante conoscere, ma pensiamo ancora
vista la rilevanza del turismo per l'economia italiana, alla legislazione del turismo, che anch'essa un importante tassello di conoscenza del giurista, ma pensiamo ancora ai fenomeni della cooperazione in sede internazionale, laddove appunto istituzioni internazionali, stati, organizzazioni non governative collaborano nella ricostruzione di interi stati falliti o usciti da conflitti armati. E poi naturalmente la stretta collaborazione con il corso di studi in economia rende disponibile anche frequentare gli insegnamenti di economia della globalizzazione dei mercati emergenti. Proprio perché il giurista vive e lavora ormai in una dimensione sovranazionale e ancor più in una dimensione globale, il corso di studi in giurisprudenza dell'Insubria organizza anche dei corsi di lingua in cui in particolare vengono approfonditi lo studio dell'inglese giuridico e del francese giuridico. Naturalmente a questi corsi più specialistici si affianca la possibilità di seguire i corsi di altre lingue che sono impartite in altri corsi di laurea e, come potete vedere, molteplici sono le lingue di insegnamento: il tedesco, lo spagnolo, il cinese, il russo, il giapponese e il turco. E tutto questo grazie appunto a quella solida integrazione fra i diversi corsi di laurea che troviamo all'Università degli Studi dell'Insubria. La giurisprudenza all'Insubria consente di frequentare un corso di studi classico, ma che è stato ripensato nella prospettiva della modernità, dell'innovazione, della multidisciplinarietà e della internazionalizzazione. In particolare, a partire dall'anno accademico 2017-2018, il Dipartimento di Diritto, Economia e Culture ha avviato una profonda riforma del corso di laurea magistrale in giurisprudenza, proprio per garantire una maggiore apertura internazionale e per rispondere in modo più efficace alle esigenze del mercato del lavoro. A caratterizzare la profonda riforma del corso di laurea magistrale in giurisprudenza dell'Università degli Studi dell'Insubria, tanto nei contenuti quanto nel metodo, sono stati da un lato le esigenze del territorio, sempre più caratterizzato da imprese e da realtà produttive che operano ormai in un mercato globale, e ancora la richiesta di aggiornamento del corso di laurea è provenuta dal mondo delle professioni legali direttamente, mondo che ormai è caratterizzato dalla presenza di studi legali di grandi dimensioni e dove è sempre più richiesta una specializzazione particolarmente capillare. Ma altresì la riforma è stata definita anche per andare incontro alle aspettative degli studenti delle scuole superiori di secondo grado, che affrontano oggi gli studi universitari con un più ampio interesse verso proprio una formazione di dimensione europea e internazionale. Il corso di studi in giurisprudenza dell'Insubria è strutturato in modo da garantire una maggiore apertura internazionale e per rispondere in modo più efficace alle esigenze del mercato del lavoro. Accanto ad una indispensabile e solida formazione di base, il corso di giurisprudenza dell'Insubria intende offrire allo studente una risposta alle rinnovate richieste provenienti dal mondo del lavoro attuale, dalla specializzazione che caratterizza ormai tutti i settori, all'entrata in scena di grandi studi internazionali capaci di far fronte alla complessità interdisciplinare di intricate questioni legali, alla dimensione transnazionale che presentano molte questioni giuridiche e
da ultimo alla necessità di saper governare una pluralità di fonti normative rispetto alla medesima problematica. Al fine di rispondere a queste esigenze, il corso di giurisprudenza dell'Insubria vede la presenza di tre diversi percorsi formativi, tutti volti a fornire le basi per la formazione del giurista, seppure fornendo approfondimenti specifici, ognuno in un ambito diverso. E così troviamo un percorso forense volto ad approfondire quelle conoscenze che appaiono utili ad affrontare più specificatamente le professioni classiche, come quella di magistrato, di notaio, di avvocato. Vi è poi un secondo percorso, il percorso economico ed impresa, volto ad offrire specifiche competenze allo studente che si prefigga di diventare giurista nelle imprese, nelle banche, nelle assicurazioni. E poi ancora un terzo percorso, il percorso linguistico internazionale, volto ad offrire specifiche competenze per il giurista che intenda affrontare la sua professione all'interno di studi internazionali, di organizzazioni internazionali o in qualsiasi altro contesto in cui la conoscenza delle lingue applicata al diritto appaia di fondamentale importanza. In considerazione della collocazione geografica dell'Università dell'Insubria, il percorso internazionale ha altresì l'obiettivo di promuovere la conoscenza del diritto svizzero attraverso uno specifico percorso formativo volto anche ad agevolare le possibilità di inserimento lavorativo nel territorio elvetico. In questa prospettiva è stato anche avviato un corso di perfezionamento post laurea per la preparazione dell'esame di avvocato in Svizzera. E ancora, è importante sottolineare che all'interno del percorso economico ed impresa e del percorso linguistico internazionale sono stati istituiti dei focus specifici sui temi della cooperazione internazionale e dello sviluppo, sul tema dell'ambiente, del territorio, della sostenibilità. E ancora con riferimento ai settori della moda e del diritto e al diritto delle nuove tecnologie. La peculiarità dell'offerta formativa del corso di studi in giurisprudenza dell'Insubria è caratterizzata dalla presenza di doppie lauree. Si tratta di un aspetto importante che connota il corso di studi in giurisprudenza dell'Insubria rispetto all'offerta formativa di molti altri atenei e che rappresenta un indubbio vantaggio per lo studente. Anzitutto, per gli studenti che hanno scelto il percorso linguistico internazionale, a costoro è consentita la possibilità di svolgere una parte del percorso di studi in Francia presso l'Università di Nantes, potendo così conseguire un doppio titolo di laurea in giurisprudenza, Università degli Studi dell'Insubria e Università di Nantes. E ancora, per gli studenti del percorso economico ed impresa, che è stato ideato in collaborazione col Dipartimento di Economia, sempre dell'Insubria, i laureati in giurisprudenza che avranno seguito questo percorso, una volta completato il percorso in giurisprudenza dopo i 5 anni, potranno iscriversi direttamente al secondo anno del corso di laurea magistrale in economia, diritto e finanza di impresa, con la possibilità dunque di conseguire ben due titoli di studio, la laurea magistrale in giurisprudenza al completamento dei 5 anni e poi la laurea magistrale in economia, diritto e finanza di impresa con un successivo ulteriore anno, dunque con un impegno complessivo di 6 anni, durante i quali lo studente conseguirà dunque due titoli di studio. Il corso di studi in giurisprudenza si avvale poi di un potente programma Erasmus, grazie alla collaborazione con numerosi atenei europei, e si avvale più in generale di scambi internazionali sulla scena globale.
Di tutti questi aspetti ulteriormente diremo nel prosieguo della presentazione. Il nostro corso di laurea fornisce ovviamente una solida preparazione di base giuridica che si esplicita negli insegnamenti comuni a tutti i percorsi che noi offriamo e che potete vedere in questa e nelle slide successive. Accanto agli insegnamenti comuni è poi possibile per gli studenti scegliere tra una rosa di insegnamenti a scelta, che consentono allo studente di personalizzare il proprio percorso. Il corso di studi in giurisprudenza dell'Università dell'Insubria è articolato in diversi percorsi e questa specifica articolazione aspira alla formazione di profili professionali altamente specializzati allo scopo di favorire l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro anche in quei settori emergenti che richiedono quelle competenze specialistiche di cui abbiamo detto. Per entrare un po' più nel dettaglio, tutti gli studenti sono tenuti ad affrontare tutti gli esami previsti dalla tabella ministeriale che prevede anzitutto delle attività di base comuni e poi delle attività caratterizzanti del corso di laurea. Facendo dunque forza su questa comune e solida preparazione di base, gli studenti potranno in un secondo momento scegliere di andare incontro alle loro inclinazioni, ai loro desiderata, stabilendo a quale percorso dedicarsi. Pertanto, dopo aver superato gli esami del primo anno, gli studenti dovranno scegliere uno tra i tre diversi percorsi, percorso forense, percorso economico d'impresa o percorso linguistico internazionale, ognuno con proprie caratteristiche e propri obiettivi. La formazione di base rimane omologa per ciascuno studente, differenziandosi solo nell'ambito delle attività formative affini o integrative. In particolare, gli insegnamenti dei primi anni che appartengono all'area culturale e di base mirano a fornire una piattaforma conoscitiva delle componenti storiche, filosofiche, economiche, sociologiche e logico-linguistiche dell'area giuridica e a creare l'indispensabile raccordo tra le diverse discipline. L'ottica prescelta è quella pluralistica, tale da consentire allo studente una appropriata comprensione dei singoli settori del diritto positivo, inteso quale fenomeno non meramente normativo, bensì culturale e sociale, prodotto dall'interazione di più attori anche economici. Dunque, attraverso gli insegnamenti dell'area culturale e di base, ad esempio il diritto romano, il diritto privato, il diritto costituzionale, solo per fare degli esempi, come vedrete nelle tabelle delle slide successive, lo studente acquisisce gli strumenti per interpretare il diritto positivo come prodotto complesso, comprendendone la natura tecnica e pluralistica, l'evoluzione storica e la sua dimensione filosofica. Di conseguenza, gli insegnamenti appartenenti all'area culturale di base intendono fornire allo studente del corso in giurisprudenza le necessarie conoscenze del dato giuridico vigente, con specifico riguardo agli insegnamenti tradizionalmente riconducibili all'area del diritto privato, diritto civile, dell'area pubblicistica, del diritto quindi costituzionale, penale, processuale penale, del diritto amministrativo, del diritto ecclesiastico internazionale e ciò nella dimensione comparatistica con gli insegnamenti di diritto privato comparato e diritto pubblico comparato. In particolare,
Il percorso forense è poi il percorso che lo studente può scegliere dopo appunto aver sostenuto gli esami degli insegnamenti dell'area culturale e di base. Questo percorso è destinato a coloro che vogliono intraprendere la carriera forense, notarile o la carriera in magistratura. In particolare questo percorso forense mira ad approfondire le conoscenze per il tirocinio forense, così come è disciplinato dalla nuova legge professionale. Lo studente che decida di affrontare questo percorso dovrà superare 5 esami, ognuno da 8 crediti, nell'ambito delle attività formative affine o integrative in determinate aree, che trovate poi indicate nelle tabelle delle slide successive: l'area civilistica commerciale, l'area penalistica, l'area pubblicistica, l'area processuale civile e l'area processuale penale. Il percorso mira altresì ad offrire la capacità di redigere atti e pareri e di confrontarsi con le tecniche di argomentazione ed esposizione di casi pratici. Al termine del percorso forense, lo studente ha particolari abilità e conoscenze in materia di regole etiche che si applicano alle professioni classiche, è in grado di risolvere le principali problematiche che si incontrano nella redazione di un atto giuridico o di un parere. Inoltre, attraverso un programma specifico di cliniche legali che è in preparazione e attuazione, lo studente sarà chiamato a sperimentare le principali dinamiche del processo civile, del processo penale, del processo del lavoro, del processo amministrativo e anche della mediazione dei conflitti. Il percorso di studi forense è inoltre caratterizzato dal rafforzamento degli aspetti professionalizzanti, quali in particolare la possibilità per lo studente di formarsi attraverso tirocini presso studi legali e presso il tribunale, con il quale, tribunale di Como, tribunale di Varese, tribunale di Busto Arsizio, il corso di laurea in giurisprudenza ha stretto delle convenzioni. Inoltre vi è in preparazione una convenzione tra il Dipartimento di Diritto, Economia e Culture e l'Union Internationale des Avocats proprio al fine di facilitare lo svolgimento del tirocinio curricolare all'estero. Passiamo ora al percorso economico di impresa, che offre una preparazione di tipo interdisciplinare, essendo caratterizzato da una serie di esami in materie economiche che si vanno ad aggiungere alle materie giuridiche. Evidentemente è un percorso destinato a chi vuole svolgere la professione legale, ad esempio imprese, banche, assicurazione, ma non solo, perché anche per chi voglia lavorare in un classico studio professionale, le conoscenze economiche sono fondamentali. Passiamo ora al percorso economico di impresa, che offre una preparazione di tipo interdisciplinare, essendo caratterizzato da una serie di esami in materie economiche che si vanno ad aggiungere alle materie giuridiche. Evidentemente è un percorso destinato a chi vuole svolgere la professione legale, ad esempio imprese, banche, assicurazione, ma non solo, perché anche per chi voglia lavorare in un classico studio professionale, le conoscenze economiche sono fondamentali. Come potete vedere, negli insegnamenti caratterizzanti e negli insegnamenti a scelta che trovate nella prossima slide, trovate degli insegnamenti più prettamente economici, come contabilità e bilancio e programmazione e controllo, oppure degli insegnamenti di tipo giuridico-economico, come diritto tributario e diritto fallimentare.
percorso economico di imprese prevede inoltre due focus, il focus modo e diritto e il focus diritto e delle nuove tecnologie, il primo nella sede di Como, il secondo nella sede di Varese. I due focus prevedono degli insegnamenti specifici che trovate indicati nella slide, ai quali si affiancheranno anche delle altre iniziative ad hoc che consentiranno alla fine del percorso di acquisire delle conoscenze specifiche nel settore prescelto. Infine, nell'ambito del percorso economico d'impresa, è prevista la possibilità di conseguire, oltre alla laurea in giurisprudenza, anche la laurea in economia con un solo anno aggiuntivo. Questa opportunità è offerta da pochissimi altri atenei in Italia. Chi voglia seguire questa strada dovrà scegliere appunto il percorso economico d'impresa, inserendo nel piano di studi degli esami specifici obbligatori che trovate nella slide successiva. In questo modo, una volta conseguita la laurea in giurisprudenza, si avrà la possibilità di iscriversi al secondo anno del corso di laurea magistrale in economia, diritto e finanza d'impresa, e quindi di conseguire anche la laurea in economia con un solo anno in più. In tal modo, in soli 6 anni, si conseguiranno sia la laurea in giurisprudenza che la laurea in economia. A compensare in parte il lungo percorso, tenete presente che attualmente è in vigore un accordo che consente di saltare il primo esame, l'esame di Stato da commercialista. Vediamo ora il terzo percorso offerto dal corso di laurea in giurisprudenza dell'Università dell'Insubria, il percorso linguistico internazionale. Come potete vedere dalle slide successive, viene potenziato l'insegnamento delle materie internazionalistiche e comparatistiche. Viene data attenzione ai linguaggi giuridici e ai profili traduttivi del diritto in chiave europea e globale. Vengono potenziati i percorsi Erasmus, in modo da poter acquisire una conoscenza sul campo del diritto di altri ordinamenti. Si tratta di un percorso destinato sicuramente a coloro che vogliono lavorare in organizzazioni sovranazionali o che vogliono lavorare all'estero, ma che può essere molto interessante anche per chi voglia lavorare in studi legali o imprese internazionali, dove questo tipo di conoscenze è ormai diventato imprescindibile. Nell'ambito del percorso linguistico internazionale è previsto da tempo un focus sul diritto svizzero. Tale focus dà la possibilità di scegliere un pacchetto di esami specializzati sul diritto svizzero. Oltre ad offrire una conoscenza di base del diritto svizzero, il focus è volto anche ad agevolare la possibilità di inserimento lavorativo nel territorio elvetico. A tal fine, infatti, il Dipartimento di Diritto, Economia e Culture organizza da diversi anni un corso di perfezionamento post laurea per la preparazione per l'esame di avvocato in Svizzera. È un corso rivolto a laureati e professionisti che vogliano conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione forense in Svizzera ed è volto a fornire le conoscenze e gli strumenti per affrontare l'esame per la professione di avvocato nel territorio elvetico. Anche nel percorso linguistico internazionale sono stati poi introdotti dei nuovi focus che rispondono alle nuove richieste del mondo del lavoro, che sono cooperazione internazionale e sviluppo sulla sede di Como e ambiente, territorio e sostenibilità nella sede di Varese. Anche qui sono previsti insegnamenti e iniziative che consentiranno agli studenti di acquisire delle conoscenze specifiche in questi settori. Infine, nell'ambito del percorso linguistico internazionale è offerta la possibilità di conseguire un doppio titolo con la Francia.
Chi voglia seguire questa strada, una volta superata la selezione al primo anno, dovrà seguire un percorso di studi personalizzato, con esami specifici e con parte del corso in Italia e parte del corso in Francia. In questo modo, al termine dei 5 anni, si conseguirà la laurea in giurisprudenza sia in Italia sia in Francia. Altre università italiane hanno accordi per conseguire il doppio titolo con università francesi. Noi abbiamo scelto l'Università di Nantes perché offre un corso di laurea specialistica particolare intitolato Juriste Trilingue. Cosa vuol dire? Vuol dire che, oltre a conseguire la laurea in giurisprudenza francese, offre un approfondimento anche del diritto e del linguaggio giuridico anglo-americano, oltre che del diritto dell'Unione Europea, del diritto internazionale e del diritto comparato. In generale, il Dipartimento di Diritto, Economia e Culture e l'Ateneo Insubre danno grande importanza all'internazionalizzazione e hanno quindi potenziato molto il programma Erasmus. Infatti, accanto alle destinazioni tradizionali, quali Regno Unito, Francia, Spagna e anche la Svizzera, sono state nel tempo aggiunte nuove destinazioni nell'Europa dell'Est, che consentono di aprirsi a nuove culture. Proprio nell'ottica di favorire l'internazionalizzazione, accanto al contributo Erasmus europeo, che varia da 230 a 280 euro al mese a seconda della destinazione, l'Insubria aggiunge un contributo di circa 300 euro al mese, 400 per coloro che sono all'estero col doppio titolo, per consentire agli studenti e alle famiglie di fare questa scelta con maggior tranquillità economica. In generale, il Dipartimento di Diritto, Economia e Culture e l'Ateneo Insubre danno grande importanza all'internazionalizzazione e hanno quindi potenziato molto il programma Erasmus. Infatti, accanto alle destinazioni tradizionali, quali Regno Unito, Francia, Spagna e anche la Svizzera, sono state nel tempo aggiunte nuove destinazioni nell'Europa dell'Est, che consentono di aprirsi a nuove culture. Proprio nell'ottica di favorire l'internazionalizzazione, accanto al contributo Erasmus europeo, che varia da 230 a 280 euro al mese a seconda della destinazione, l'Insubria aggiunge un contributo di circa 300 euro al mese, 400 per coloro che sono all'estero col doppio titolo, per consentire agli studenti e alle famiglie di fare questa scelta con maggior tranquillità economica. Nell'ambito delle iniziative di internazionalizzazione vengono anche organizzati dei viaggi di studio all'estero, ovvero dei brevi soggiorni volti a conoscere le istituzioni giuridiche del paese di destinazione. Inoltre vengono invitati visiting professor stranieri a tenere corsi e conferenze in lingua e infine vengono organizzati anche convegni internazionali che danno la possibilità agli studenti di entrare in contatto con studiosi di tutto il mondo. Sempre in un'ottica di apertura verso l'esterno, ma anche di approfondimento di tematiche specifiche, vengono anche organizzate Summer School e Winter School. In particolare abbiamo una Summer School in Comparative Law ormai dal 2003 in collaborazione con diverse università americane ed europee, che vede la partecipazione di studenti europei ed extraeuropei e che prevede una borsa di studio per gli studenti dell'Insubria che ne facciano richiesta a copertura del costo di iscrizione. Dal 2018 poi abbiamo anche una Summer School di Introduction à la langue et à la culture juridique française, che è obbligatoria per chi vuole conseguire il doppio titolo con la Francia, ma è aperta anche alla partecipazione di altri studenti italiani e stranieri, e ovviamente agli studenti dell'Insubria, per cui è gratuita. Inoltre vengono anche organizzate delle Winter School, in particolare una Winter School in mediazione e dinamiche di relazione nella società complessa, che tocca tematiche come la mediazione familiare, la mediazione civile, la mediazione in ambito sanitario e che prevede una quota di iscrizione ridotta per gli studenti dell'Insubria. E poi anche una Winter School particolare del progetto Coexistence.
è un progetto rivolto a studenti universitari italiani e stranieri di radici etniche, culturali e religiose differenti, con lo scopo di favorire la comprensione e la coesistenza pacifica nella società multietnica e multiculturale, e prevede della didattica sia a Como che in Israele. Una buona preparazione giuridica è fondamentale per essere dei buoni giuristi. E questo è il nostro principale obiettivo, fornire agli studenti una buona preparazione giuridica. Ma per essere dei buoni giuristi non è sufficiente conoscere bene il diritto. Per questo organizziamo anche altre iniziative di tipo interdisciplinare in cui il diritto incontra altri saperi. Tra queste in particolare la rassegna cinematografica organizzata da tempo presso il nostro dipartimento. È una rassegna aperta al pubblico, organizzata a cura della professoressa Barbara Pozzo, direttrice del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture, e Alberto Cano, direttore del Como Lake Film Festival. La rassegna è attiva ormai dal 2014 e nel tempo ha affrontato tematiche diverse: diritto e cinema, diritto e scienza, diritto ed economia, diritto e migrazioni, la donna nella società multiculturale, e quest'anno la rassegna cinematografica, che purtroppo si è dovuta interrompere, era dedicata alle disobbedienti nella storia. D'altra parte, la rassegna cinematografica dal 2018 fa anche parte delle iniziative della Cattedra UNESTRO su uguaglianza di genere e diritti delle donne nella società multiculturale, che appunto è stata riconosciuta dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura all'Università dell'Insubria, e che è organizzata in collaborazione con la prestigiosa Fordham University di New York. Infine, vorrei ricordare uno dei maggiori punti di forza del nostro corso di laurea, che è stato richiamato anche dai mini video degli studenti e laureati, ossia il numero relativamente contenuto di studenti, che consente l'instaurarsi di un rapporto di collaborazione tra docenti e studenti, che non è possibile in atenei di grande dimensione. Il numero contenuto di studenti permette anche di affiancare dei tutor in caso di difficoltà nel superamento di alcuni esami e anche per la scelta del percorso di studi. Vi ringrazio per l'attenzione e in bocca al lupo.